Sono Pantaleone Sergi, sono presidente dell'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, che ha sede all'Università della Calabria, alla Biblioteca Tarantelli. Come forse qualcuno di voi saprà, abbiamo passato un anno orribile, quello del 2016, perché in sostanza l'Istituto stava per chiudere i battenti per mancanza di fondi. Poi, grazie a un progetto finanziato dalla Regione Calabria, un progetto che riguarda il riordino degli archivi di cui siamo custodi, siamo riusciti a riprendere quota e anzi a riproporci con grande forza nello scenario culturale non solo della Calabria, perché noi facciamo parte di una rete nazionale. Che cosa è accaduto in questi mesi? Noi in 35 anni l'Istituto, grazie al suo direttore Giuseppe Masi, ha accumulato degli archivi imponenti e importanti per la storia della Calabria del Novecento, ma non erano granché fruibili per diversi motivi. Siamo riusciti in questo anno, grazie a questo progetto, a fare tutti gli inventari e a renderli pronti per andare sul web. Debutteremo sul web proprio a giorni con un piccolissimo fondo. Noi ne custodiamo 15 di grande rilevanza, ma uno piccolino che è il fondo Ampi di Cosenza. Gli studiosi potranno trovare tutte le carte di questo fondo Ampi, che non sono poche, ma sono tanto importanti per la storia, soprattutto della seconda parte del Novecento.